Acidissimi, ciao, come state? Allora, in qualche video che vi linko sempre qua sopra sui Moretti a Secco, vi dicevo che stavo frequentando un corso organizzato da un'associazione qui del mio territorio su proprio la costruzione e il ripristino dei Moretti a Secco. Perciò adesso in questo video vi faccio vedere cosa ho imparato velocemente, insomma con quei punti salienti, in modo tale che anche voi possiate in qualche modo portare avanti l'arte del ripristino della costruzione dei Moretti a Secco. C'è anche un'intervista all'organizzatore, top. Niente, che dirvi, iscrivetevi al canale Rancido, cliccate sulla campanella così sapete quando pubblico altra roba e metteteci un like. Noi ci vediamo alla fine del video. Rancidi, siamo qui a fare il corso. Laggiù c'è tutta la gente, io sono qua che sono in questa piccola fase di ripulirmi le pietre più piccole, le metto nel secchio e facciamo secchi di qua. Bel lavoretto. Allora, abbiamo sbancato tutta questa parte qua. Lì e adesso ricostruiamo. Il muro è alto però, eh. Allora, questo è quanto abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo fatto questo pezzo, laggiù si vede poco. Stiamo praticamente creando lo spazio necessario per il piede del muro inclinato verso monte. Qua si vede meglio. 10 gradi. 10 gradi. Qui, vediamo se si vede. Saranno 20 gradi. Qua si vede che siamo inclinati un po' per così. 10 gradi a monte. 10 gradi Qui al a mare invece monte. Comunque vedete che il muro è così. Questo è sotto. Ragazzi, stiamo pizzando la prima pietra, come San Pietro. Perché c'è un po' di terra da levare. Pende troppo verso monte, vuol dire che questa deve andare un po' più indietro. Però poi qui c'è della terra da togliere, perché non combacia bene qua. Quindi bisogna togliere queste scaglie. Capite? Bisogna creare una specie di Devono togliere sagoma queste scaglie e togliere questa contro terra. sagoma della sagoma della pietra. Se la pietra c'è una gomma, facciamo un Della buco in faccia era. corrispondenza della gomma e pizziamo poi la pietra. Piano, piano. Per fare in modo che questa vada a toccare qui, bisogna togliere questa terra qua. Cioè, più le pietre sono vicine, si rialza un proprio attimo per quel punto lì, questa pietra. E si toglie questa terra. Mettere la prima pietra dice che è fondamentale metterla bene. Fatto. Fatto. Bravi, prima pietra pizzata. Siamo alla terza pietra. Allora, una cosa per le prime pietre, quelle da mettere in basso, alla base, devono essere un po', vedete, un po' Ma poi si bagna allora. appuntite dal lato che va Poi contro si la terra, in bagna. modo tale che si impizza. Cioè, a Quindi fine si muro fa per adatta tipo parco, al andarlo a terra. Sì, terreno ma e poi invece il capisci lato tutto. superiore, Sì, quello deve dai, essere liscio. dai, Avete capito, togliti. Rancidi? Questo è il momento cruciale, è stato scavato il E questa terreno c'è una carriola, e adesso la arriva. taglio fuori perché Ecco, è inclinata giusto, sta però ancora un sembra po'? anche. Aspetta che Ah, devi no, mettere, vedi, quella lì. Non puoi mettere è questa. prima del secchio, no? Sì. Questa è qua sul piano. Sì, anche per pochi Così minuti. a occhio io scaverei ancora un Aspetta, pochino, però deciderà il maestro. No, no, basta qui, ma è alta poi di là. Va bene, ha detto. Poi si può mettere più alte di qua. Quindi va bene quella, Luca? Ok, ha giudicato tre pietre. La base sta per essere gettata. Incastra, Allora, capito? stiamo Cioè, dicendo una bisogna cosa lavorare il fondamentale, meno che le possibile, pietre capito? vanno lavorate il meno Anche perché poi possibile. una volta rotta non vai più. Perché la pietra poi un Sì, po' ma si poi potrebbe rompere. Ah, una non è cosa, questa è necessario, non è che bisogna. quarzite, È stata la prima fila di pietre, si tratta di mettere le scaglie. Quindi le scaglie, le prime scaglie sono importantissime perché bisogna bloccare, servono per bloccare le pietre fra l'una e l'altra. Ok? Quindi devono essere fatte triangolari, lunghe e possibilmente che vadano più in fondo possibile. per riempire quello spazio lì in centro. Devono Sì, riempire però questo, quello, quella quello, dentro le quello, pietre. quello, ok? Quindi qui gli andiamo a mettere un po' di terra. Anche qui gli diamo un po' di. Mettiamo un po' di terra. Semmai la possiamo anche recuperare da quel mucchietto lì. Faccio, Sì. Sempre la pendenza, cerchiamo sempre di dargli la pendenza giusta, ecco, vedete che ora
che ora la scaglia prende bene, e cerchiamo di metterla in modo che vada più avanti possibile. Cioè, posizionare bene le scaglie è fondamentale, perché più le pietre, noi vogliamo che le pietre stiano ferme, assolutamente non vogliamo che le pietre si muovano, né le pietre né le scaglie, perché come se si cominciano a rotolare una sulle altre, si smonta tutto il muro. Quindi è importantissimo che le scaglie siano bloccate, che le pietre siano bloccate, deve essere tutto fermo. Ma soltanto per questa qui in basso la più... No, per tutte. Per tutte. Ma sì. Che sali. Solo che il problema è quando sali non le trovi tutte le scaglie, perciò devi mettere quelle che hai, quadrate, sì. Rotonde. Però le devi sempre mettere in modo che stiano ferme. Queste scaglie sono fondamentali, devono essere messe sempre. Dei piccoli cunei che bloccano tutto. Lavoro pazzesco, eh. Quella non è tonda. Quindi il segreto è questo, pizzare sti cunei. L'avrei tutto per fare, perciò quando mi porto per il piede così. Se vedi che non è il massimo. Tu è attaccato al muro. Tutte pietre incastrate a regola d'arte. Tu quanto me la tolgo? Ma dipende. Perché quando sono perché la pietra non altissima, perché là. E poi all'inizio è sempre più difficile perché sei scomodo a lavorare. Poi con tutte queste pietre fra coglioni. Questa è una scheggia un po' che... Allora, siamo alla fine della prima giornata pratica e abbiamo fatto questo pezzo qua, pezzetto. Ora andiamo a vedere come abbiamo conficcato le pietre. L'importante è incastrarle, che non si muovano, soprattutto alla base. Ci sono tutte queste qui, vedete queste scaglie vengono chiamate, che sono per lo più dei cunei. E vedete che tutto quanto è incastrato, in modo tale che non si muovano. Deve essere veramente una roba stabile e fissa. Vedete questo cuneo qua, è l'esempio tipico. Sono tutte pietre che hanno una forma trapezoidale che va più stretta verso la base. Vedete, sono più strette qua, più larghe in avanti. E qui ci sono le scaglie. Uno, due. Capito? Però il posto è meraviglioso. Guardate che figata. Un sole, il mare. Ma ragazzi, guardate questo albero. È bestiale, pazzesco, gigante. Guardate quello là. Rancidissimi. Questo siamo al secondo giorno di corso sul pratico, diciamo. E guardate quante pietre abbiamo tolto. Queste sono tutte pietre che abbiamo tolto dal muro. Le abbiamo separate, o almeno ho tentato di separare in pietre più grandi e pietre più piccole. E laggiù stanno ancora sbancando tutto, vedete? E il lavoro della Madonna. Trovati degli amici forti e soprattutto coraggiosi. Vediamo questo palettino che abbiamo messo qua. E perché lì non c'era abbastanza spessore, quindi abbiamo deciso di fare una curva. Ci voleste mettere subito le pietre, però bisogna avere pazienza e trovare la pietra giusta. Sennò poi... È un lavoro veramente di pazienza, come diceva Luca. Bisogna sempre prendere le pietre giuste sotto, mettere le belle, cioè non le brutte sotto, e le belle sopra. Guarda quante pietre, Madonna. E quando si finisce qua? Il muro è un elemento di vettori e di spinte. La morale della favola è: dobbiamo creare delle base fissa, ferma il più possibile, dove non ci siano spinte, meno spinte possibile, capito? Quindi stabile. Ci vuole la punta, si rompe dall'esterno all'interno della pietra e ci vuole lo scalpello. Siamo alla seconda linea, dopo aver fissato tutto dietro con le scaglie. Vedete, le pietre sempre a cavallo delle due sottostanti, molto importante tutto ciò. Sono distribuiti che non cadri un metro per due, però sono sempre due metri. Però se fai la riga, 10 per... Eh sì, certo.
sono girati scaglioni. Ma sai che qua su non credevo così tanto. Proseguiamo, scaglie dietro e intanto livello. Ah, vediamo un po' qualche pietra che abbiamo piazzato. Una pietra, deve stare solo le due pietre sottostanti. Una sotto due, una sotto due. Adesso facciamo scendere un po' di terra perché siamo arrivati un po' oltre la metà. Ed è quindi è consentito mettere un po' di terra, non l'avrei mai pensato. Questo è un ponteggio che abbiamo, che si è inventato Luca. Quindi qua ci sono queste barre che si regolano e si infila qui in questo... Sì, più che altro serve per compensare la pendenza del muro. Capito, serve per compensare. Perché il muro a secco ha una pendenza sempre verso monte. Certo, va in e su. E quindi questi ferri che escono ci permettono di lavorare vicino al muro senza, senza far fatica con la schiena. Fai delle foto che poi lo copiamo. Capito, quindi questa è un'invenzione assolutamente di Luca. Zampe col, con le regolazioni. Con la vite, qua c'è sono delle comunissime zampe da impalcature da cantiere. E il fatto che ci abbiano la vite permette una regolazione millimetrica, quindi sì. anche in terreni molto scoscesi o molto irregolari riusciamo a lavorare. Esatto. Qui con la vite si trova. Lascia il buco per la pianta d'olivo. Vedi che qua voglia ora di riempire di terra. Sai quanto ce ne andrà lì? Stiamo riempendo la testa del muro, quindi siamo nella parte finale di questo famelico lavoro. Rastrella, pietre, pietruzze, scaglie, terra, scaglie, pietruzze, terra, scaglie, pietruzze, terra, verso la cima, da metà muro in su. Prima no, la terra non ci vuole, ora si può. Vabbè, ormai siamo arrivati in cima. Sì, siamo alla fine, quindi qua stiamo allisciando questa, vedete? Il compito del muro è contenere la terra, quindi se giustamente terra. Luca dice il compito del muro è contenere la terra, perciò uno la terra ce la deve buttare, no? E tutte le spinte dall'acqua. Sì. Te capì? Rancidissimi, siamo qui al corso. Adesso voglio intanto farvi vedere il territorio dove stiamo lavorando. Stiamo lavorando su questi muretti qua. E il posto è spettacolare e ora voglio presentarvi l'organizzatore nonché il maestro mitico che ci sta insegnando a fare i muretti, è questo qua dietro, Luca, che tra l'altro è toscano. Rancidissimi, siamo qui con Luca, il mitico Luca, l'organizzatore nonché maestro mitico del corso che stiamo frequentando. Dietro di noi ci sono gli altri ragazzi, adesso però ci concentriamo un attimino su Luca. Volevo chiederti, Luca, per chi è interessato a mettere a posto i muretti e soprattutto perché hai deciso di fare questa cosa? Perché qui a Grimaldi, ma più in generale in Liguria, ci sono tantissimi muri da fare. Cioè, la Liguria è uno dei posti dove senza terrazzamenti non sarebbe possibile coltivare la campagna. Quindi... Ma Luca, io noto un accento toscano però, dici un attimo, come sei arrivato in Liguria e hai pensato a questa meravigliosa cosa, cioè di aggiustare i muretti e di addirittura organizzare un corso per il ripristino dei muretti a secco? Raccontaci un attimo. Ma vabbè, io sono venuto qui in Liguria per... in seguito alla cosiddetta pandemia, perché in Toscana non era più possibile stare. Poi i rancidi che ci seguono lo sanno, i nostri muretti a secco sono stati massacrati dai cinghiali, oltre che dalla non curanza e dall'abbandono del territorio. Quindi questo è un modo anche per recuperare un po' il nostro territorio, giusto sì, Luca? Sì, assolutamente. Ora, per i cinghiali consiglio chiaramente una buona recinzione, prima di tutto. Bravo! Perché, se no è inutile rifare i muri e poi i cinghiali li buttano giù dopo una settimana. Corso che magari organizzeremo tra qui a un po' di tempo, un bel corso su come si fa una bella recinzione anticinghiale. Ma sì, perché no, si può organizzare. Noi abbiamo fatto un'associazione qui che si chiama Terre di Grimaldi, con la quale appunto ci preoccupiamo di valorizzare soprattutto il borgo, perché questa è una frazione che è completamente abbandonata dal comune, praticamente siamo
a cavallo della frontiera. La Francia. Cioè siamo proprio sulla frontiera fra Ventimiglia, sì, e Mentone. Rancidi è un posto bellissimo. E ci sono dei più vicini a Mentone che a Ventimiglia, in esatto, tutti i sensi. Qui se vogliamo andare a fare la spesa facciamo andare prima in Francia, prima andare in Francia che a Ventimiglia. E senti Luca, ma se uno si volesse iscrivere al corso, voi fate una cosa assurda, non si possono fare corsi online, vero? Perché come si fa a imparare da online? Corsi per i muri a secco online si può fare un po' di teoria, però cioè, è necessaria la presenza. Il muro a secco è soprattutto pratica, certo, anche perché ogni muro è diverso dagli altri e quindi è fondamentale la pratica, più si fa pratica e più si impara. Ma senti Luca, se qualcuno volesse venire da fuori, voi avete anche un modo per ospitarli qua nella vostra associazione? Sai, magari uno viene fuori, che ne so, da Milano piuttosto che dal Trentino, ma magari in Trentino... Sì, diciamo che a Grimaldi ci sono diversi appartamenti che sono in affitto per i turisti, ecco, e conosciamo anche delle persone che quindi volendo potete ospitarli. Danno in affitto, quindi volendo sì, chiaramente bisogna mettersi d'accordo con, certo, con quanto... i proprietari, però magari con delle tariffe agevolate, che ne so, io capito. Specialmente in autunno, in bassa stagione, io penso che non ci siano problemi, perché più che altro il problema è a luglio-agosto, certo, quando c'è... Ma voi il corso il quando lo fate di solito? Lo fate comunque le stagioni un po' più fresche, sennò si crepa? Il corso lo facciamo, quest'anno l'abbiamo organizzato, abbiamo organizzato due corsi, uno che è partito il 24 settembre e l'altro che partirà il 22 ottobre, quindi ho il sabato capito prossimo. E quanto dura, scusami, che almeno loro sanno quanto è l'impegno, quanto dura questo corso? Ma quest'anno l'abbiamo fatto durare 3 settimane, perché l'anno scorso avevamo fatto una prova con 6 settimane, però abbiamo visto che era un po' troppo impegnativo, cioè c'erano poche persone che sì, erano disposte a impegnarsi 6 weekend, e quindi quest'anno abbiamo deciso di fare una formula un po' più condensata. Sì, e come funziona? Cioè dal sabato e domenica noi facciamo dalle 9 con interruzione in pausa pranzo fino alle 5, giusto? Quindi... Sì, 12 lezioni di 3 ore ciascuna. Ok, 12 lezioni di 3 ore ciascuna. E il costo di questo corso quant'è? Beh, quest'anno è stato 150 euro a testa. Quindi è veramente pasti esclusi, una cifra affrontabile. Sì, chiaramente noi siamo un'associazione, quindi non abbiamo interesse di fare lucro su questa cosa. Certo. L'obiettivo appunto è quello di diffondere l'arte dei muri a secco e con il ricavato finanziamo le attività dell'associazione. Bene, allora sai cosa facciamo? Poi io metto tutti i vostri link nel box, informazioni sotto al video e tutti i tuoi contatti, così se qualcuno vuole contattarti, anche se non è di qua e vuole fare il corso, magari vi potete organizzare per sì, no, una roba del genere. Ok. Va bene? Va bene. Allora, grazie Luca, perché intanto noi, adesso poi faccio anche una carrellata sui nostri, gli ultimi rimasti, però è stato un corso veramente tosto, un po' pesante devo dire, perché quelle pietre sono pesanti, però è molto chiaro, quindi io che avevo già fatto un po' di cose da sola mi sono resa conto che facevo un sacco di errori, perciò grazie Luca, Vittoria. Rancidissimi, questo è il gruppo, sono i superstiti del corso, siamo rimasti in pochi, eravamo in 10, però l'importante... Sì, gli altri stanno arrivando, credici per me, sono partiti. No, l'importante è che abbiamo imparato. Vi consiglio il corso, è troppo forte, troppo figo, Luca è chiarissimo. Avete visto i nostri partecipanti al corso? Lui è Shador. E, ragazzi, ci rilasciano, questa è una cosa che non abbiamo detto durante questa mini intervista a Luca, ci rilasciano anche un attestato. Luca, cos'è un attestato di frequenza? Un attestato di partecipazione riconosciuto dal comune di Ventimiglia, scusate se poco. Allora, il corso è stato, dici questa cosa? Il corso è stato organizzato con il patrocinio del comune di Ventimiglia. L'associazione è nata da poco, quindi ci saranno sì, altri corsi, io magari frequenterò altri corsi, addirittura adesso vogliamo fare un corso sul gelato, come si fa il gelato vegano, senza zucchero, queste cose qua. Io parteciperò sì, altre cose. Sì, poi prossimamente vorremmo fare anche un corso di compostaggio. Compostaggio. Io li frequenterò tutti, perché a me sono socia, quindi ragazzi ci sarò. E ovviamente faremo magari dei mini corsi, dei mini video, dove vi faccio vedere un po' le cose fondamentali. Però io vi invito a venire fisicamente, vi fate una bella vacanzetta qui in Riviera di Ponente, non sempre stare in Riviera di Levante, che ci ha pure rotto. E frequentate dei corsi, tanto sono corsi molto brevi, non è che dovete stare qua chissà quanto tempo. E magari poi facciamo anche delle formule abbreviate, concentrate per quelli che sì, potrebbero venire da fuori. L'anno scorso per esempio abbiamo fatto anche uno stage su muri a secco di un solo fine settimana,
Ragazzi, è costato 50 euro, quindi... Cioè, no, secondo me queste cose sono da fare, perché siamo nell'epoca in cui dobbiamo recuperare quello che stiamo perdendo. Perciò, ragazzi, contattate Luca e vedete un po' cosa potete fare. Io adesso vi saluto veramente perché devo andare a lavorare a fare i muretti e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non fate i rancidi, anzi, fateli fino in fondo, cliccate su sta campanella arancida, così sapete quando pubblicherò altre cose, perché saranno sempre cose interessanti. Alla prossima, ciao rancidi. Guardate come ride. Ciao, ciao Dore, là dietro.